È candidato appunto capolista, candidato sindaco. Sì, noi siamo alternativi sia al centrodestra, ed è naturale che sia, ma anche a questo centrosinistra degli ultimi tempi, che di sinistra c'ha ben poco da spartire con la sinistra. E quindi noi proponiamo per i cittadini di Varese che vanno a votare il 3 e 4 ottobre maggiore attenzione ai problemi appunto delle persone, di tutte le persone, lavoratori, giovani, famiglie, immigrati, anziani, pensionati, che soffrono questa, diciamo, il benessere di Varese lo soffrono, e che comunque le amministrazioni che si sono susseguite non sono state molto attente. Senta, la vostra è la lista sinistra alternativa, ma perché esistono delle altre sinistre a Varese, secondo lei? Beh, la lista Galimberti, come altri in tutta Italia, si dicono di centro-sinistra, ma secondo il nostro parere di sinistra non hanno niente. Potrebbero definirsi di destra-centro, poco sinistra. Siete in caso di ballottaggio, lei, voi cercherete delle alleanze o cosa potrebbe accadere? Guarda, a proposito di questo, noi con quello che leggiamo, con quello che constatiamo, non siamo molto propensi che si vada al ballottaggio, però dopo ai nostri elettori daremo libertà di scelta se ci fosse un ballottaggio. Con lei da parte sua ha tanti anni di esperienza sia sul campo che comunque un'esperienza anche a livello amministrativo, no? Questo potrebbe giovare. Certo, io metterò a disposizione dei cittadini di Varese, ma già l'ho fatto andando per i quartieri e anche prendendo i loro suggerimenti, che prima di tutto bisogna pensare soprattutto ai quartieri dove abitano le persone più bisognose e non solo a parole.